Buon pomeriggio. Permettetemi innanzitutto di salutare tutte le persone presenti e in particolare chi ha voluto organizzare un seminario così importante in questi tempi particolarmente difficili per molti di noi. Un ringraziamento particolare all'amica Isabel Recavarren per avermi invitato a partecipare a questo vostro incontro e portare la testimonianza di quanto sia rilevante la relazione tra le nostre due istituzioni, la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi e l'Unione Europea. All'interno di tale relazione, come il tema dell'uguaglianza di genere sia fondamentale. Negli ultimi 10 anni del mio lavoro come dirigente della promozione degli scambi al Ministero dello Sviluppo Economico, sono state molte le iniziative che abbiamo intrapreso per approfondire e sviluppare i rapporti commerciali tra le due aree geografiche. Cito il Forum Euro-Latinoamericano delle Donne del 2010 e la creazione del Tavolo per l'internazionalizzazione delle imprese al femminile del 2012. La collaborazione commerciale deve non solo utilizzare gli strumenti tradizionali dei B2B tra imprenditrici, ma cercare nuove strade nella consapevolezza che va superata la dicotomia tra impresa e impresa femminile. Occorre far leva sulla peculiarità e specificità dell'approccio femminile all'impresa perché sia possibile un salto di qualità per tutto il mondo produttivo. Questa è la posizione che abbiamo portato anche alla 60ª e 62ª edizione della Commissione sullo Stato delle Donne nel 2016 e 2018 alle Nazioni Unite, dove abbiamo presentato i progetti di cooperazione industriale nei settori agroalimentare e tessile in America Latina, focalizzati sulla piccola imprenditoria femminile e le comunità indigene. Non credo di svelare niente di nuovo se affermo che le difficoltà che le donne devono affrontare in tutte le occupazioni, ma in particolare in quelle che hanno come core business il commercio e il rapporto con paesi esteri, siano di gran lunga superiori a quelle affrontate dai colleghi uomini, se non altro per un rapporto consuetudinario completamente diverso. Non so quanti di voi conoscono il rapporto che l'Unione Europea ha pubblicato recentemente sull'imprenditoria femminile, su impulso della precedente commissaria europea al commercio, Cecilia Malmström. Dal rapporto è emerso chiaramente che tra le aziende dell'Unione Europea che esportano i loro prodotti al di fuori dell'Unione, solamente il 22% è guidata perché di proprietà o gestita da una donna e in genere sono imprese di minori dimensioni, sia per numero di lavoratori che di fatturato. Nelle imprese europee le donne rappresentano meno del 30% del totale e sfortunatamente ricoprono per lo più ancora posizioni manageriali di livello medio e non di vertice, soprattutto in reparti chiave come la ricerca o la produzione. Anche se è emerso che le imprese guidate da donne tendono ad avere più donne nella propria forza lavoro. Abbiamo ancora tutte e tutti molto lavoro da fare per raggiungere una vera parità, a iniziare dalla base di partenza delle nostre vite, perché è ovvio che senza le stesse opportunità in termini di studio e di formazione continua, e più in là negli anni, senza le stesse chance di conciliazione vita-lavoro e uguaglianza salariale, è difficile parlare di uguali diritti. Allo stesso modo è fondamentale non dare per scontato i traguardi raggiunti e continuare a supportare in ogni ambito professionale l'empowerment femminile. È quello che vorrei anch'io continuare a fare in questa ulteriore fase della mia vita lavorativa. Da circa un anno e mezzo ho lasciato il ministero e adesso sono vicepresidente di un'associazione che raggruppa i manager per l'internazionalizzazione, LIMIT. Mi è piaciuta subito l'idea di far parte di questa associazione per portare il mio contributo di funzionario pubblico anche nella sfera di attività di professionisti che operano nel settore privato. Aprire un capitolo dedicato alle donne manager dell'internazionalizzazione e in particolare costruire un ponte con voi per poter esplorare insieme ambiti di collaborazione sarebbe per me un obiettivo di estrema rilevanza, perché non solo mi permetterebbe di continuare a portare avanti il lavoro svolto negli ultimi anni con l'America Latina, ma anche di non abbandonare quei valori per i quali ho lavorato finora. Concludo quindi augurando un futuro di collaborazione operativa con IMIT su temi di comune interesse e vi ringrazio molto per l'attenzione che mi avete riservato in questi minuti a mia disposizione. A presto, spero.